In caso di violazione delle norme tributarie, sono previste due tipologie di sanzioni. Le sanzioni amministrative, che si sostanziano nell'irrogazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, ossia il pagamento di una somma di denaro conseguente appunto alla violazione, e sanzioni interdittive che consistono nel divieto, ad esempio, di ricoprire determinate cariche o di effettuare determinate attività economiche. Nei casi però di maggiore offensività, che è il tema di questo video, sono previste le sanzioni penali, l'arresto, la reclusione o la multa. La normativa di riferimento è il decreto legislativo 74 del 2000. Non sono quindi previste, come la maggior parte dei reati, all'interno del codice penale, ma c'è una legge speciale ad hoc che è appunto questo decreto legislativo 74 del 2000. Sono Carlo Alberto, avvocato fiscalista, e mi occupo di consulenza legale, amministrativa e contabile per le imprese. Le sanzioni penali tributarie vanno a colpire quei casi di particolare offensività dei comportamenti tenuti dai contribuenti, e possono raggrupparsi, secondo appunto la normativa che ho poc'anzi citato, in tre grandi categorie. Proprio per agevolarti meglio nella comprensione di questo tema, che è abbastanza complesso, perché ogni volta che abbiamo a che fare con sanzioni tipo penale, quindi che hanno ad oggetto la restrizione della libertà personale, ci sono una serie di garanzie, per fortuna, che ci sono sia a livello legislativo che a livello costituzionale a tutela. Io ho cercato con questo video e con delle slide di semplificare la cosa per capire quali sono appunto i comportamenti irregolari da non tenere, perché potrebbero avere appunto delle ripercussioni di tipo penale, quindi sulla libertà personale e di iniziativa economica. I reati sono quindi suddivisi a seconda che riguardino le dichiarazioni dei redditi, quindi connessi nel momento di dichiarazione dei redditi, IVA, eccetera, oppure che riguardino i documenti contabili, si pensi alle fatture o ai libri contabili o a documenti assimilati, e infine i reati che riguardano la riscossione dei tributi. Il decreto legislativo 74/2000 quindi individua queste tre grandi categorie: le dichiarazioni, che riguardano i documenti contabili, e che riguardano riscossione dei tributi. All'interno di queste categorie ecco che compaiono i singoli reati. Una cosa molto importante, soprattutto per la prima categoria, ossia quella che riguarda la dichiarazione, quindi le dichiarazioni dei redditi, sono le soglie. Le soglie nel diritto penale tributario sono molto importanti. Che cosa si intende per soglie? Si intende un importo al di sotto del quale il mancato pagamento o l'evasione o l'elusione, eccetera, eccetera, non sono punite a livello penale. Se però, ad esempio il caso dell'omesso versamento dell'IVA, nel momento in cui però si supera questa soglia, ecco che il comportamento diviene penalmente rilevante. Sarà molto importante avere una gestione corretta e costante e continua e sempre supervisionata della propria attività di impresa dal punto di vista amministrativo e contabile, al fine di individuare quali possono essere i rischi a seconda di determinati comportamenti. Cerchiamo quindi di analizzare la prima categoria, ossia quella che ha ad oggetto i reati in materia di dichiarazioni. I reati in materia di dichiarazione sono la dichiarazione fraudolenta, che riguarda il caso di chi, al fine di evadere le imposte, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica nella dichiarazione dei redditi elementi passivi fittizi. Che cosa succede quindi? Ho inserito nella dichiarazione dei redditi degli elementi passivi, quindi vado a diminuire la base imponibile, che sono fittizi, che sono falsi, che riguardano operazioni inesistenti, ecco che sono nell'ipotesi di dichiarazione fraudolenta. Articolo 2, decreto legislativo 74, comportamento penalmente rilevante. La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, invece, si basa sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e, avvalendosi di mezzi fraudolenti, ostacolano l'accertamento, indicando nelle dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi. Questo è il primo caso, ovviamente, dove le soglie sono rilevanti. Se non viene inserito un elemento attivo in meno o viene inserito un elemento passivo in più, ma non si raggiunge questa determinata soglia, non c'è il comportamento penalmente rilevante, ma ci sarà un recupero di imposta e una sanzione amministrativa. Però laddove il comportamento abbia fatto sì, con questi artifici, di inserire costi inesistenti o a non mettere ricavi effettivi, allora in quel caso siamo in un comportamento penalmente rilevante. La dichiarazione infedele, invece, rispetto alla dichiarazione fraudolenta mediante artifici,
è comunque riferita a chi, al fine di evadere le imposte, indica nelle dichiarazioni elementi attivi per un immontare inferiore o elementi passivi fittizi, ma lo fa senza un impianto fraudolento, cioè non mette insieme un meccanismo fraudolento, ma lo fa comunque consapevolmente e volontariamente. Rispetto al reato precedente, vedete come le parole nel diritto penale sono importanti. Lo fa comunque consapevolmente e volontariamente, ossia mette in piedi un meccanismo per sostanzialmente pagare meno tasse, non crea dei documenti, non fa degli artifici, non fa delle pezze, ok? Però è consapevole e volontariamente sta mettendo in essere un comportamento che ha il fine di evadere le tasse. Questa dichiarazione infedele è comunque un reato penale penalmente rilevante che ha con sé tutti gli strascichi di un processo penale. Strascichi e costi di un processo penale. Quindi nel momento in cui ci si affida a determinati consulenti che indicano situazioni o meccanismi tali per cui si conseguono dei risparmi di imposta, bisogna sempre tenere a mente che ci potrebbero essere a determinate soglie, a determinati valori, dei rischi di tipo penale. L'ultimo reato è l'omessa dichiarazione. Tra i reati in materia di dichiarazione è il caso di chi, essendo obbligato, omette una delle dichiarazioni annuali relative a questa imposta, purché l'imposta evasa sia superiore, anche in questo caso, a determinate soglie per singola imposta. Ho parlato spesso di soglie, ma non le ho volontariamente indicate. Questo perché? Perché nel corso del tempo le soglie vengono continuamente modificate dal legislatore. Quindi questo consegue che magari oggi vi dico un'imposta, che ne so, IVA 250.000 euro, poi il legislatore fiscale interviene fra un mese, due mesi, perché la tendenza spesso nella politica fiscale e anche nel penale è stata quella di numerosi interventi nel corso dell'anno, vengono quindi modificate. Allora, è bene sapere che esistono determinate soglie. Se poi ne vuoi sapere di più, ti invito a compilare il link che trovi in descrizione al video, dove puoi prendere direttamente contatti con me. Passiamo quindi alle altre categorie di reati. Dalla slide puoi vedere come i reati in materia di documenti contabili sono l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ossia si consente a terzi, ad altre persone, di evadere l'imposta sui redditi o l'IVA emettendo o rilasciando fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. E altro reato è l'occultamento o distruzione e o distruzione della contabilità al fine di ostacolare l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda infine i reati connessi alla riscossione dei tributi, questi sono l'omesso versamento di ritenute certificate, che è commesso sostanzialmente dal soggetto sostituto d'imposta che non effettua il versamento delle ritenute in conformità alla normativa tributaria. Si pensi ad esempio al datore di lavoro che non versa le ritenute per conto dei propri dipendenti. Altro reato è l'omesso versamento dell'IVA, con la soglia attualmente in vigore di €250.000 per anno. Se non si versa l'IVA sotto i 250.000, la sanzione è solamente amministrativa, 250.000 per ogni anno. Se invece non si versa l'IVA per un importo superiore ai 250.000 euro, la sanzione in questo caso assume rilevanza penale. Vi è poi l'indebita compensazione, ossia si compensano dei crediti per pagare meno imposte, però in realtà questi crediti non ci sono. E infine la sottrazione fraudolenta alla riscossione delle imposte. Si pensi al caso del contribuente che vende simultaneamente oppure compie atti sui propri o su di altri beni al fine di rendere inefficacia la riscossione delle imposte da parte, riscossione appunto del coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria. Ho fatto un rapido excursus e una carrellata dei reati penali in materia tributaria. Ovviamente questa è una materia molto complessa. Io ho voluto qui introdurre e dare delle nozioni di base al fine di orientare e guidare il contribuente nelle scelte e anche nelle conseguenze derivanti dalle proprie scelte. Anche perché unitamente ai reati, quindi alla punizione dal punto di vista del legislatore, quindi alla reclusione, arresto, multa, ammenda, quello che c'è in relazione alla gravità del comportamento, vi sono anche delle sanzioni accessorie connesse appunto ai profili penali. Ad esempio l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, la sospensione dagli incarichi, l'interdizione perpetua dagli uffici, una serie quindi di pene accessorie che vanno a completamento della pena principale. Prima di concludere è utile anche soffermarsi su quelle che sono circostanze attenuanti, ossia che possono diminuire la pena,
che vi sono appunto nel sistema tributario, oltre a quelle che già esistono nel sistema penale generale, che sono ovviamente il pagamento dell'intero debito tributario dovuto perché accertato in sede amministrativa e o penale, la riparazione dell'offesa nel caso in cui il debito tributario sia estinto per prescrizione o decadenza. Sono termini magari un pochino complessi, però è utile capire che nel momento in cui si ristora l'offesa allo Stato oppure si paga l'intero debito tributario, ovviamente le pene sono ridotte. Quanto infine alla prescrizione, in materia tributaria dal 2011 la prescrizione è aumentata di un terzo, quindi i reati tributari si prescrivono in 8 anni. Se ti è piaciuto questo video e vuoi vederne altri simili, ti invito a rimanere sintonizzato sul mio canale YouTube, ad iscriverti se non l'hai già fatto, a lasciare un like, un commento o a contattarmi ai riferimenti che trovi in descrizione a questo video. A presto, ciao ciao!